Il titolo del messaggio che Dio ha messo nel mio cuore per oggi è nitroglicerina. Ok, alcuni sanno che cos'è, perciò sorridono. Nitroglicerina. In particolar modo mi è stato chiesto di condividere, di nuovo con voi, una parte della lezione che ha dato Pastor Naomi nel corso La Via. Quanti di voi sono stati benedetti col corso La Via? Benissimo, perciò mi hanno chiesto di dare una parte di quel messaggio e ovviamente l'ho voluta edulcolare un poco. E perciò il titolo Nitroglicerina. Vogliamo leggere assieme Giacomo capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8. Dice così: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, di altro vicino parla di te, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio. Ripeti insieme a me, cuore doppio. E la parola da sottolineare è instabile in tutte le sue vie. Questi versetti penso che sono molto comuni nel nostro ambito, penso che molti ne hanno sentiti parlare tantissime volte, ma oggi li vogliamo vedere sotto una luce nuova. In particolar modo, qua Giacomo, a me piace parecchio Giacomo perché mi viene da sorridere ogni volta che leggo Giacomo perché era un uomo senza peli sulla lingua. Ossia, molti vogliono andare dai predicatori che li coccolano, gli impacchettano con un fiocchetto le cose. Con Giacomo non era così. Ossia, Giacomo era una via di mezzo tra Pietro e Hitler, penso. Ossia, era molto impulsivo al pane, pane, vino, vino, e diceva: dovete cambiare, la fede senza opere è morta. No, e qua dice: uomini dal cuore doppio. No? E poi leggeremo altri versetti di Giacomo, giusto per addolcire la pillola. E in particolar modo, questo è meraviglioso, l'Apostolo Giacomo, poi leggeremo anche i versetti ed entreremo nel dettaglio, nell'ultimo versetto dice proprio questo: non siate come un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. E oggi parleremo questo, cuore doppio e instabilità. Per spiegarvi che cosa vuol dire, vi porto un esempio di chimica. Lo so, scusatemi, ma è un po' la fisica, la chimica mi ha sempre chiamato l'attenzione. E in particolar modo da qui viene il titolo nitroglicerina. Partiamo da qui. Qualcuno sa che cos'è la nitroglicerina? Lì hanno messo proprio la formula chimica, non volevo andare così in profondità nella chimica. Ma la nitroglicerina è una sostanza che è stata sintetizzata per la prima volta, indovinate da chi? Da un italiano. Da un italiano che era per l'appunto anche torinese, no? Che si chiamava Ascanio Sobrero. Sembra più un nome da narcos, ma era italiano. Ascanio Sobrero. Ed era un italiano torinese, sintetizzò per la prima volta la formula della nitroglicerina. Per chi non lo sa, la nitroglicerina è l'antenata della dinamite. E infatti lui sintetizzò questa sostanza che era altamente esplosiva, carica di energia, però c'era un piccolo problema: era molto instabile. Instabile, infatti bastava solo un piccolo urto, una piccola variazione termica e kaboom! E non si è più visto. Il fratello che dormiva è stato riportato dal cielo alla terra. Ed è stato Antonio Sobrero, inventò proprio questa sostanza, no? Che era altamente esplosiva e instabile. Strano per un italiano creare una cosa del genere. Ora, il fatto è che solo anni dopo venne un uomo che penso voi tutti conoscete, che era appunto un fisico svedese che si chiamava Alfred Nobel, o Nobel, da cui prende il nome del famoso premio Nobel, Nobel,
che lo fece lui. Lui fu il fondatore del premio Nobel. E non so se sapete il perché instaurò il premio Nobel. Proprio per questo. Perché lui poi scoprì che aggiungendo in particolar modo la farina fossile alla nitroglicerina riusciva a stabilizzarla e renderla meno instabile, ossia che si potesse comandare meglio. E da lì vennero appunto i famosi cannelotti di dinamite che venivano usati nelle miniere e tutto quanto. Però era ancora molto instabile come cosa. Infatti, quanti incidenti sul posto di lavoro si sentiva con i minatori e così? Proprio perché bastava a volte poco, una scossa violenta o un caldo che facesse attivare questo processo. E fu così che lui creò gli esplosivi plastici. Ok? Tra cui i famosi che voi sentite spesso, che viene usato fino al giorno d'oggi anche nella guerra e in demolizione, il C4. Okay? Tu dirai, pastore, ma perché stai ispirando la pirinomania allo studio degli esplosivi? E altra domanda, com'è che tu sei così informato su queste cose, pastore? Ho sentito il pensiero di alcuni di voi. Io studio per insegnare a voi. Ora, il fatto è proprio questo. Gli esplosivi plastici hanno una caratteristica molto interessante. Gli esplosivi plastici sono esplosivi inerti. Cosa vuol dire inerti? Tu li puoi prendere a schiaffi, buttarli per terra, prenderli a calci, addirittura gli puoi sparare e non scoppiano. Addirittura possono essere in mezzo a un incendio e non scoppiano, semplicemente bruciano lentamente. Però basta un piccolo comando di un detonatore. E in particolar modo ne esistono i direttivi, ma non voglio entrare come fabbricare una bomba, ok? Che fa attivare la reazione di qualcosa che altrimenti è totalmente stabilizzato, equilibrato. Allora tu mi dirai, perché Nobel, piccola parentesi, instaurò il premio Nobel? Perché tutte queste sue invenzioni lui le creò per fare il bene e furono invece usate per fare tanto male. Mosso dalla sua coscienza, instaurò il premio Nobel per tutti coloro che facevano scoperte per fare avanzare l'umanità. Di al tuo vicino, oggi usciamo più conti. Ora, guardate questo che è tremendo. Tutto questo esempio per parlare e tornare a Giacomo. Oh, uomo dal cuore doppio. In, dillo al tuo vicino, instabile. In ogni tua via. Ora, guardate questo che è meraviglioso. Qua sta parlando proprio e viene paragonato con un termine, vuol dire instabile, ossia qualcosa che ha un equilibrio precario, un equilibrio che basta poco per... E qui troviamo un grande insegnamento. Perché è questo? Perché tu puoi avere il più grande potenziale della tua vita, ma se non sai controllarlo non ti serve a niente. Infatti il passaggio dalla dinamite agli esplosivi plastici è proprio questo. Hanno entrambi potenza esplosiva, ma uno lo puoi controllare, l'altro no. E il problema con molti cristiani non è la mancanza di potenziale, il talento, le cose che sai. Il problema è che sei instabile e non sai controllarti. Perché questo? Perché come la nitroglicerina c'è un problema di fondo. Qual era il problema di fondo della nitroglicerina? Il problema di fondo della nitroglicerina è che nella sua formula chimica, adesso non voglio tediarvi con la spiegazione chimica dei legami, i legami tra le molecole erano deboli, instabili, bastava poco come un po' di calore o un urto per fare spezzare questi legami e creare nuove molecole con un'esplosione. Allo stesso modo, molti di noi, molti cristiani, hanno dei legami interni deboli che rendono la nostra vita instabile. E tu mi dirai, pastore, legami con cosa? Legami di cosa? Sono lieto che me l'hai chiesto. Ma quali sono i componenti che possono essere, che ci deve essere maggiore allineamento nella nostra vita? La Bibbia parla di tre componenti fondamentali che determinano un equilibrio interno nell'essere umano. Ossia stabilità. E quali sono? Cuore, bocca e mente. Queste tre cose, cuore, bocca e mente.
Ora non voglio entrare in questo argomento perché sarebbe bellissimo, a me mi piace tantissimo la gematria, ma il numero 3 richiama spesso l'equilibrio. Infatti Dio è composto da una Trinità e ogni volta che Dio vuole stabilire qualcosa in modo tale che sia duraturo e che non cada, deve sempre ripeterlo o farlo minimo 3 volte. Per questo io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Perciò Dio ha creato una trinità interna all'uomo di 3 elementi che creano stabilità o instabilità a seconda di come sono legati fra loro. Il primo di questi è il cuore. Ed è meraviglioso perché li possiamo vedere che sono anche fisicamente allineati in una linea verticale. E il cuore è molto interessante, perché Salomone, noi troviamo in Prima Re, capitolo 3, versetto 9, che chiese a Dio un cuore intelligente. Immaginati che tu possa fare qualsiasi richiesta a Dio. 1 milione di euro, una nuova casa, una nuova macchina, un nuovo marito, una nuova moglie. Qualsiasi cosa tu possa richiedere. E Salomone, che era saggio, chiese che uno degli elementi che rende l'uomo più stabile, che è il suo cuore, che sia un cuore come? Intelligente. Ora, è interessante questo perché il cuore ha tanta profondità. Ora non voglio fare questo incontro a parlare del cuore perché potremmo starci per giorni. Ma il cuore dell'essere umano viene paragonato spesso nella Bibbia ad un abisso, da quanto è profondo. Infatti nessuno di noi, per quanto possa fare auto-introspezione, può veramente intendere le profondità della nostra natura e della nostra anima. Il cuore dove risiede tutta la parte che ci definisce, che ci educa, che ci stabilisce come esseri umani. Non è un caso che in Proverbi capitolo 4, versetto 23, dice custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso vengono le fonti della vita. E Salomone chiede a Dio un cuore intelligente. Nell'originale, quando chiede un cuore intelligente, molti rabbini insegnano che non è solamente un cuore intelligente, nel senso di sapienza. Perché qua troviamo anche un'altra cosa e poi vedremo dopo. Qual è la differenza tra una mente sapiente e un cuore sapiente? Ma un cuore sapiente o intelligente è un cuore che nell'originale indica che sa ascoltare. E che sa ascoltare che cosa? Gli altri 3 poli dell'equilibrio umano. La bocca e la mente. Questo perché? Perché è vero che noi dal nostro cuore mangiamo il frutto di quello che ci depositiamo dentro. I nostri pensieri sono il frutto di quello che c'è nel nostro cuore, di quello di cui ci alimentiamo. Perciò il cuore è importante, ma uno dei peggiori consigli che io sento spesso dare alle persone è il seguente. Al cuore, oh lo sapete tutti, al cuore non si comanda ed è il consiglio più nocivo. Perché viene preso come una scusa per fare che il cuore faccia. È per quello che il mondo va come va. E guardate questo che è tremendo. Il cuore prova sensazioni, prova emozioni, ma il cuore, quando viene staccato dal cervello o scollegato dal cervello, fa solo danni. Se tu vuoi vivere la tua vita dicendo io voglio seguire il mio cuore, ma non usi la tua testa, ti schianterai al primo palo. Ti farai del danno. Perché il cuore, dice Geremia, capitolo 17, versetto 9, è ingannevole più di ogni altra cosa. Chi lo conoscerà? Per questo, grazie a Dio, Dio non ci ha dato solo cuore, ma ci ha dato anche mente. Mente, dietro vicino, usiamola. Che cosa vuol dire questo? Che è importantissimo. Se Dio volesse che fossimo governati solo dalle emozioni, solo dalle volontà che hanno l'impulso nel nostro cuore, non ci avrebbe dato un raziocinio.
Il raziocinio viene dato per equilibrare il tuo cuore, per essere la parte conscia del tuo cuore. Perciò immaginati questo che è tremendo. Il cuore può essere come il tuo esplosivo e la tua mente deve essere il tuo detonatore. La tua mente è capace di governare il tuo cuore se tu lo allinei. Hello? Mi state seguendo fino a qui? Per questo un cuore intelligente è un cuore che sa ascoltare anche la mente. E una persona equilibrata è una persona che ha dialogo fra i due. Che cosa vuol dire questo? Una persona che usa solo il cuore lo vedrai come figlio dei fiori. Instabile, totalmente. Oggi vuole una cosa, domani ne vuole un'altra. Oggi ambisce qualcosa, domani ha cambiato già idea. Perché il cuore è ingannevole. Altresì è anche vero che una persona che usa solo la testa, anche questa è instabile. Perché, carissimi, non tutto in questo mondo può essere misurato empiricamente. Non tutto in questo mondo è solo raziocinio. Dio ci ha dato il cuore per vedere quello che non si riesce a vedere. Ed è importante avere un equilibrio tra le due. Un esempio scandaloso di questo lo troviamo con la musica. E il maestro può dirmi questo. Sapete perché ancora non ho comprato il nuovo robot 3000 che suona al posto di un essere umano? Lo sapete perché? Ci provano da decenni a fare i robot che suonano il pianoforte. E lo suonano, ma allo stesso tempo non lo suonano. Perché questo? Perché il cuore che viene messo nella musica riesce addirittura a sentirsi in un microsecondo di una pausa trattenuta in più o anteceduta. Il robot invece scandirà sempre. Eppure la musica è matematica. Tutta la musica può essere convertita in un linguaggio matematico, in formule, funzioni. Però matematica senza cuore non è musica, è suono. Per questo tu vedi che le opere più grandi dell'universo è dove c'è equilibrio fra la sapienza di Dio e il cuore di Dio. Il problema, cari miei, lo ripeto, è che molti cristiani sono pura testa e niente cuore. Oppure puro cuore? Perché è difficile trovare un equilibrio. Non vi sto dicendo che è facile. Ognuno di noi ci deve lavorare. Cioè i cristiani che sono puro cuore sono i cristiani che amano pregare, che amano adorare. Tu li vedi a tutti gli incontri, alzano le mani, piangono ad ogni predica, ad ogni lode, ad ogni adorazione, ma non li vedi mai studiare la parola. Non li vedi mai leggere. Perché sono pigri, sono pura emotività, ma niente conoscenza. Altresì, vedi i cristiani Terminator, io li chiamo. Alzate le vostre mani. Che sono pura, amano studiare la parola, tu li vedi, sanno la Bibbia meglio dei pastori. Ma non li vedi mai pregare. Li invitano ai corsi per pregare, per adorare assieme, io lo faccio a casa mia. E tu capisci bene che non c'è un equilibrio in queste persone, in nessuna delle due, né nei cristiani fiammiferi che si accendono, evaporano di passione e finiscono subito, né le carbonelle, i cristiani che usano solo la testa, di alto vicino equilibrio. E la parola chiave di oggi sarà stabilità. E ora voglio soffermarmi su una cosa che è meravigliosa. Avete mai sentito il fatto che dice lui è il Signore dei Signori e il Re dei Re? Stranamente nella nostra concezione utopistica noi pensiamo che un regno può avere solo un re e può avere un solo signore. Ma non è così in verità che funziona nella maggior parte dei casi. Anche qui sulla terra ci sono diversi re e diversi signori. La differenza quale sta? Che c'è un re dei re e un signore
che è al di sopra degli altri signori. Ma attenzione, sono tutti. E il Signore che cosa vuole fare? Vuole dominare, avere controllo. Ora immaginati che nella tua Trinità interna tu hai tre signori. Perché Dio ci ha creato in questo modo. Molte volte il cuore vuole dominare le tue decisioni, ma lo vuole anche la mente. E che dire di Giacomo, il nostro meraviglioso Giacomo con cui abbiamo iniziato, che parla della lingua. E in Giacomo capitolo 4 fa una descrizione della lingua che ti verrebbe voglia di tagliarla. Giacomo 3, grazie pastor, che dice proprio così: la lingua è dominata, è incendiata dal fuoco della Genna. Addirittura dice: chi la controllerà? Chi la dominerà? E dice: è come il cavallo che gli devi mettere il morso e la briga. Dice: e un uomo che riesce a controllare la sua lingua vale più di un prode guerriero. E dice: chi riesce a dominare, a controllare la sua lingua, riesce a controllare tutto il suo corpo. Vedi che ora capisci perché sei così instabile? Perché tu hai tre signori che lottano per prendere il controllo su di te. Cuore, la bocca e la mente. Tutte e tre sono re. Non puoi negare a ognuno di loro la loro volontà di dominare. Ma quello che sì, devi stabilire fra di loro chi è il re dei re e chi è il signore dei signori. Ma ognuno di loro devono avere un ruolo di dominazione nella tua vita. E questo è forte perché noi molte volte non ci rendiamo conto che l'universo è fatto da forze grandi che prendono compromessi, si dice in fisica. Sai che cosa vuol dire? Tu, tutto il sole, i pianeti che girano intorno all'universo, nessuno dice: ah, io ho diritto di prevalere sull'altro. Tutti hanno il desiderio di farlo, ma c'è sempre qualcuno che dice: voi fatelo nel vostro intorno, ma a livello globale io sono il sole. Per questo, per la luna, il sole è la terra, perché la luna gira intorno alla terra. Ma se guardiamo il quadro più ampio, il sole dice: ciccino. Se parliamo di grandezza, tu giri intorno a me e la luna, se vuole, gira intorno a te. Allo stesso modo, in ognuno di noi c'è queste tre forze grandi che vogliono avere il sopravvento, ma bisogna portarle in equilibrio affinché siano allineate e ci sia uno sempre che prevale. Perciò la domanda secondo voi è: qual è la forza grande fra le tre? In un equilibrio perfetto c'è sempre forze deboli e forze grandi, ma ce n'è sempre una più grande. Vi ricordate in Ebrei, troviamo anche in Prima Corinzi, troviamo oltre cose rimangono: fede, speranza e amore. Guarda caso sempre, ma la più grande di esse. Perciò lì già ti dà un indizio che il centro più grande, nevralgico, orbitale di queste forze che daranno equilibrio o disequilibrio alla tua vita è il tuo cuore. Perciò non voglio negare la forza della mente, perché la mente è forte, la mente è un re. Tu hai tre re che cercano di dominare, ma quando si parla in rapporto, il cuore è colui che deve prendere il sopravvento. Per questo dobbiamo curare il nostro cuore, sempre però con equilibrio, come abbiamo detto prima. È nel tuo cuore, infatti, che c'è la vera sapienza, che non è una sapienza intellettiva, ma è una sapienza che ti determina a prendere le decisioni corrette. È una sapienza che ti fa scandagliare le intenzioni e non una fredda e pura logica calcolatoria. Un cuore sapiente sa dare il giusto contesto a una mente intelligente. Ma una mente intelligente senza un cuore sapiente perde la bussola. Ed è da qui che nasce la grande paura delle intelligenze artificiali, già da Turing, che disse: chissà se quando prenderanno il nostro posto ci uccideranno a tutti, pensando che noi siamo il problema.
Perché se una mente intelligente non ha un contesto saggio ed emotivo, perde la bussola. Ciò Salomone chiede a Dio un cuore saggio, perché sa se il suo cuore è saggio, potrà poi allineare il resto, ma non è vero il viceversa. È nel cuore che c'è la forza della tua volontà. Molti pensano che la volontà è nella mente. No, nella mente tu hai elaborazione, tu hai calcolo, ma dove si prendono le decisioni che ne vanno della tua vita, le decisioni che dici succeda quello che succeda, io non verrò meno a questo, non le prendi con la mente, ma le prendi col cuore. Perché è il cuore che ha quella sapienza e quella volontà. Vi lascio una piccola perla che è molto meravigliosa, che di fatto in molte lingue neolatine c'è rimasta questa credenza a livello appunto di etimologia delle parole. Quando noi diciamo ad esempio in francese e in inglese imparare qualcosa a memoria, in inglese e in francese si dice learning by heart, impararlo col cuore, perché è col cuore che tu fai scendere la vera conoscenza. Le neuroscienze hanno dimostrato questo, che per davvero imparare qualcosa e renderlo davvero tuo, tu devi unire la tua sapienza e intelligenza alle tue emozioni. Per questo se studi una materia che ami, ti rimarrà. Se studi una materia che odi, indovina un po'. Per quello io ingannavo me stesso dicendo io amo storia. Cercavo il modo di farmelo piacere. E quando riesci ad amare qualcosa, perché le neuroscienze hanno dimostrato che i picchi emotivi legano meglio nelle tue sinapsi i ricordi e le conoscenze. Per questo forti emozioni creano forti ricordi o forti traumi. Vedi com'è tutto collegato? Ma noi cristiani pensiamo che possiamo non essere stabili. Preferisco usare più la testa io che il cuore. Preferisco sentire che capire. E lo dì al tuo vicino, equilibrio, allineamento. Perciò il cuore ha conoscenza, il cuore ha comprensione, ma il cuore ha un punto debole. Sai qual è il punto debole del cuore? Tina, no, non le persone, il punto debole del cuore sono le emozioni. Il cuore è una grande forza, il cuore è un'energia atomica, altro che nitroglicerina o dinamite. Albert Einstein disse proprio questo, il fisico considerato tra i più grandi del mondo disse questo: la forza più grande dell'universo non è paragonabile alla forza dell'amore. Però allo stesso modo le emozioni, se noi non le equilibriamo con la mente che Dio ci ha dato, sono devastanti. Per questo dice Giacomo che la chieda con fede se vuole sapienza, ma non dubiti in cuor suo, perché sennò sei un uomo dal cuore doppio, instabile non in quella via, ma in ogni via. Perché un uomo dal cuore doppio è instabile in ogni cosa. Ti sta facendo vedere che tu devi portare al dialogo la tua mente, la tua lingua e il tuo cuore. È per questo che ad esempio nelle analogie rabbiniche si fanno crescere la barba. Non so se lo sapevate, perché la barba collega la tua testa al tuo petto. Io ci sto ancora lavorando. Proprio per questo, perché ci deve essere un dialogo tra mente, lingua e cuore. Un altro problema del cuore è che nel cuore c'è l'orgoglio, non nella mente, perché vi ricordo che la mente è elaborazione, ma è il cuore che dà il materiale alla mente per ragionare. Deuteronomio 8:11 dice proprio queste parole: guardati bene dal dimenticare il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi statuti che oggi ti do. E nel versetto 12 dice, 13, perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me, sempre di Deuteronomio.
Va bene, non è stato messo. Perché dice, affinché non si inorgoglisca col suo cuore e mi dimentichi. Questo perché? Perché il cuore, quando si lascia andare, pensa di non aver bisogno di nessun altro. Hello? Qualcuno mi sta seguendo fino a qui? Finisco con questo. E molti pastori andarono all'inferno per questa frase. Ci provo, come ogni domenica. Scherzo, pastore. Quando noi non allineiamo il nostro cuore e la nostra mente e la nostra bocca, è lì che nasce la vera ipocrisia. L'ipocrisia nasce da persone che non hanno un cuore allineato alla bocca, che non hanno un cuore allineato alla mente e viceversa. Infatti, noi troviamo in Isaia 29:13 queste parole, perché il Signore dice: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Per questo, carissimi, tu vedi persone ipocrite che ti dicono ti voglio bene, ma il loro cuore dice tutt'altro. Pensate che addirittura Giuda bacia Gesù, che è la manifestazione più intima di affetto, ma il suo cuore era lontano. Dice che era preso dal demonio. E questo proprio ci insegna, carissimi, che se non curiamo l'allineamento tra mente, bocca e cuore, siamo ipocriti. Prima di tutto con Dio, poi con noi stessi e poi con gli altri. Pastore, ipocrita con me stesso? Sì, perché tu ti autoconvinci delle bugie che dici, quando in verità il tuo cuore sa bene e vuoi tutt'altro. Arriva al punto che tu ripeti così tante volte quelle cose che tu le credi, ma il tuo cuore sa qual è la verità. Per questo si può amare con la mente e si può amare con il cuore. Qual è la differenza? Amare con la mente ti fa credere che siccome metti passione nelle cose, tu stai amando. Siccome fai le cose, tu stai amando. Perché nella tua logica è come il musicista con il robot, lo sta suonando. Ma non sento? Infatti una persona saggia disse, la più grande dimostrazione d'amore non è la passione, ma è la negazione. Lo ripeto, la più maggiore manifestazione dell'amore non è la passione, ma è la negazione. Che cosa vuol dire questo? Per passione noi possiamo farlo in quel momento, possiamo farlo spinto dall'empatia o dal momento, o tu siccome servi pensi di farlo per amore. Però non vuoi lasciare il peccato, però non vuoi smettere di fare le cose sbagliate che fai. Per questo trovi mariti o mogli che dicono ma io amo mia moglie, ma non riesco a smettere di essergli infedele. Proprio perché con la mente loro si autoconvincono dicendo ma io sto con lei, io supplisco a lei o a lui, io ho fatto un voto con lei. Però non capiscono che il vero amore non nasce da un amore mentale. Il vero amore dice dal negare quello che perfino il tuo cuore desidera. Perché capisci che non puoi lasciare le redini del tuo cuore. Capisci che non puoi lasciare il cavallo del tuo cuore a correre nella prateria senza che ci sia qualcuno che gli dica vai a destra o vai a sinistra. Perché altrimenti tu hai per le mani nitroglicerina. Per questo la manifestazione più grande d'amore, lo ripeto, non è la passione, ma è la negazione. Gesù aveva passione da vendere, eppure la sua più grande manifestazione d'amore la troviamo in una delle sue ultime preghiere che dice «Padre, se è possibile allontana da me questo calice, tuttavia non come io,
voglio, ma sia fatta la tua volontà. Per questo Gesù ha detto, chi mi ama, osserva. Che dire della bocca? Potremmo stare tutta la sera qui. Il mio cuore dice di sì, ma la mia mente dice, guarda l'orologio. Equilibrio, che è proprio questo. La bocca sta proprio nel mezzo tra cuore e mente. È come il fratello mediano, che è incendiato da tutte e due. E la cosa tremenda della bocca è che è una cartina tornasole del tuo cuore. La bocca davvero rivela inconsciamente quello che il tuo cuore dice. Cioè tu puoi cercare di comandarla con la tua mente, ma sai perché gli interrogatori polizieschi durano ore? Perché prima o poi la mente e i nervi cedono e il cuore esce. Perché c'è un famoso versetto che dice dall'abbondanza del proprio cuore. Per quello io non mi fido delle persone che parlano troppo, scusatemi. È una cosa che è più forte di me. Io ho tanta pazienza. Chi mi conosce sa che ho tanta pazienza. Ma le persone logorroiche Dio le ha messe sulla terra per provare la mia pazienza. Perché nel molto parlare, dice Salomone, non manca il peccato. Di sicuro qualcosa andrà in corto qui ed esploderà qui. Quello amo tanto Salomone, perché addirittura c'è tantissimi proverbi che parla della potenza della sintesi. E lo so che sembra un controsenso con questo lungo epopeico messaggio, ma così è. Il fatto, cari miei, è che un uomo che riesce, o una donna, che riesce a controllare il proprio cuore, la propria bocca e la propria mente, ha una trinità, ha una trilogia di equilibrio che riesce a comunicare veramente con Dio. Per questo sono verticali. E i rabbini insegnano un ultimo piccolo dettaglio, che voglio iniziare la fine di questo messaggio con questo. Sono sincero. Che in questa linea verticale, l'unico che è un po' spostato sulla sinistra è il cuore. Sapete il perché? Perché nella cultura giudea la sinistra rappresenta il giudizio o la deviazione, i desideri della carne. È per questo che tutti i giudei cercano di compensare mettendo le cose sulla destra, come i lacci della Torah e tutta, esatto, e tutti i rotoli della legge sulla destra, eccetera, eccetera. Le mezuzà. Perché questo? Perché loro sanno che il loro cuore avrà sempre la tendenza a lasciarsi andare e loro devono sempre cercare di bilanciarlo. Perciò se alla fine di tutto questo messaggio la tua domanda è «Pastore, ho capito che c'è tanto lavoro da fare e che ho bisogno di lavorare sul mio equilibrio interno. Non posso essere solo cuore e niente mente, e non posso essere tutto mente e niente cuore. E non ho considerato neanche solo lingua e niente mente. Lo lascio a voi. Se la tua domanda è cosa posso fare per bilanciare, io voglio lasciarti giusto 4 piccoli consigli pratici. Se vi interessano, altrimenti chiudiamo qui. Qualcuno gli interessa? Primo piccolo consiglio pratico. Modi per allineare il nostro cuore, la nostra mente e la nostra lingua. So che questo primo consiglio non è, non gode di grande prestigio, fama, è un po' come la dieta. Tutti sanno cosa farebbe bene mangiare, ma nessuno lo vuole ammettere. E perciò io ve lo dico comunque, poi sia a vostra prescrizione. Il primo consiglio che mi sento di darvi per allineare mente e cuore è meditare. Meditazione.
Tu mi dirai, pastore, ma com'è, come si è fatto? Ti invito a riguardare qualche messaggio addietro che abbiamo parlato sulla meditazione e ci sarebbe molto da dirti, ma voglio riassumerla solo con una frase che è: la meditazione è ciò che riesce a silenziare le distrazioni che sono intorno a te per ascoltare ciò che accade dentro di te. Un cristiano che non medita non sa mai cosa succede dentro. Un cristiano che non medita sarà sempre distratto da ciò che è fuori e darà la colpa a ciò che è fuori di quello che succede intorno a lui. Quando non capisce, molte volte basterebbe dire shh, un attimo, e capirebbe che il ronzio che sente non è fuori. Fermarsi a meditare sulla parola di Dio vuol dire semplicemente mettersi in ascolto e sentire come lo Spirito Santo sta facendo un'analisi dentro di te. Cosa c'è dentro di te che va e che non va? Punto numero 2, piccolo consiglio su come equilibrare la tua mente e il tuo cuore. Sempre fa parte della meditazione ed è autoanalisi per riconoscere. Cosa vuol dire autoanalisi? Quando tu ti fermi a fare introspezione, a meditare dentro di te, molte poche persone si fermano a dire: perché ho fatto questo? Perché ho reagito così quando lei ha detto quelle parole? E si nascondono dietro a un orgoglio che semplicemente dice: lei sa che così mi fa arrabbiare. Ma se noi ci facessimo un po' di autoanalisi interiore, capiremo che nasce da un disequilibrio interno che a volte va addirittura dietro alla nostra infanzia. Perché voglio che capite questo: una persona che ha equilibrio interno riesce a stare dormendo in mezzo a una tempesta. Perché il suo equilibrio non dipende dalla tempesta, come nel caso di Gesù. Ma una persona che ha pace dentro, e pace vuol dire quello, equilibrio, può dire alle tempeste intorno: stai in silenzio. Ciò molte volte la parola di Dio parla di introspezione, di autoanalisi. Salmo 139, versetto 23 e versetto 24 dice questo, è famosissimo: investiga, mio Dio, e conosci il mio cuore. Cosa è che deve conoscere? Provami e conosci i miei. Vedi che l'introspezione è un equilibrio tra pensieri e cuore. Cos'è nella mia logica che mi crea quello? Cos'è nelle mie emozioni che mi crea quella situazione? E vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Salmo 26, versetto 2, dice così: investigami, o Eterno, e mettimi alla prova. Purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore. Qua è Davide che capisce l'importanza di analizzare i propri pensieri e le intenzioni del cuore. Perché molte volte non è solo importante fare le cose, ma capire perché le sto facendo. Le faccio solo per compromesso, ma il mio cuore è lontano. Continuo a stare in questa famiglia perché devo, ma ho smesso di amare questa famiglia molto tempo fa. Sarà il caso che invece di continuare a lavorare sulle tue azioni, tu dovresti lavorare di più sul tuo cuore e ricordare al tuo cuore perché hai amato dall'inizio. Davide dice nel Salmo 103: anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticarti di tutti i suoi benefici. Ricordati perché lo stai facendo. Ricordati che Egli è colui che guarisce le tue ferite, è colui che guarisce il tuo corpo. È il Salmo 103. E Lui parla al suo cuore e alla sua mente. Perché è proprio vera la frase che i pensieri sono alimentati per energia che è nel tuo cuore. Il risultato dei tuoi pensieri nasce dalle intenzioni profonde, recondite e abissali che sono nel tuo cuore.
Il problema è che nessuno ha voglia di fare un po' di silenzio e avvicinare l'orecchio alla parete per vedere che cosa c'è dietro. Sai perché? Molte volte è per paura di quello che troverai. Perché c'è qualche sospetto, ma non vuoi riconoscere che sia davvero così? Caro, cara, che mi stai ascoltando o che mi ascolterai, voglio dirti, avere potenziale ma non avere controllo è avere nitroglicerina e non poterla usare. Punto numero 3. E sto davvero vicino alla fine, perciò digli al tuo vicino, tieni duro. Punto numero 3. Correggere e allineare il nostro cuore col ravvedimento. E qui uso una persona molto empatica che sa dire le cose con dolcezza. Giacomo, versetto 4, capitolo 4, versetto 8, dice così: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nettate o purificate le vostre mani, o peccatori, e purificate che cosa? I vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Ti sta proprio dicendo, Giacomo, che è importantissimo che quando tu analizzi te stesso e capisci che c'è qualcosa in te che non va, devi ravvederti, devi cambiare. Perché te lo ripeto, la più grande espressione d'amore non è la passione, è la negazione. E devi tornare a Dio con tutto il tuo cuore. Smetti di autoingannarti perché vieni in chiesa la domenica, servi in chiesa perfino che sei a posto con Dio. Tu stai amando con la mente, ma non col cuore. Come faccio questo, pastor? Riempendoti della parola di Dio, pregando. Perché la preghiera nasce dal cuore. La parola alimenta la tua mente. Per questo c'è molti che pregano con la mente, ma non con il cuore. Ve l'ho detto, si potrebbe andare avanti all'infinito. Una preghiera fatta con la mente è una preghiera meccanica, che viene ripetuta, ma è come musica suonata da un robot. Ma a volte una preghiera con tre parole, ma fatta con il cuore, arriva più lontano di quanto noi possiamo immaginare. E il problema altresì è che una mente piena di parola di Dio non porterà mai cambiamento se tu non fai scendere quello che sai qui fino a qui. Per questo Billy Graham, che era un famoso evangelista degli Stati Uniti, che ha portato milioni di persone a Cristo, diceva spesso una famosa frase nei suoi messaggi, che era: per 20 o 30 centimetri molte persone non entreranno nel cielo. E lui quello che diceva era questo: perché sanno ma non lo fanno scendere nel cuore. E approfitto il vostro silenzio per finire e dire l'ultima parola io, e poi vi lascerò la parola a voi. Ma è questo che l'ultimo quarto consiglio, che almeno ho visto nella mia vita, che ha portato un grande equilibrio. Ed è avere un mentor, avere una mentorship sulla tua vita. Qualcuno che sai che sarà obiettivo con te, oggettivo con te. Possibilmente un Giacomo sarebbe meglio. Qualcuno che ti dice la verità anche quando non ti piace sentirla. Io l'ho avuta, la ho ancora. Ho diverse anche persone, ma io ringrazio tanto Dio perché Dio ha parlato tanto la mia vita attraverso mentori. E attenzione, non sto parlando di maestri, perché maestri ce ne sono tanti. Io sto parlando di mentore, che è una cosa diversa. Il maestro finisce la lezione e poi ognuno a casa sua. Il mentore è colui a cui tu fai parte anche della tua vita. Pastore, ma a me piace la mia vita privata. E avrai anche i tuoi problemi privati. Ma se vuoi ricevere aiuto, devi aprirti.
Dio non aiuta mai nessuno che non chiede aiuto, e non c'è nessuna vergogna nel chiedere aiuto. Per questo finisco il versetto e dice: due sono forti, e addirittura dice sono meglio di uno, perché una corda a tre non si spezza, perché porta equilibrio, stabilità. Ed è per questo che nella tua relazione ci deve essere un equilibrio fra te, il tuo partner e chi è il terzo capo. E se andiamo per forza maggiore, indovina chi è il re dei re nel tuo matrimonio e il signore dei signori. Dio non ti vuole togliere la tua autorità nel matrimonio. Dio non ti vuole togliere il tuo signorio nel matrimonio. Ce l'hai e lo devi esercitare. Ma se andiamo su lunga distanza, come tra luna, terra e sole, c'è un solo sole. Ed è l'unico che metterà sempre in contesto anche la gravitazione intorno a te. Ciao carissimi, voglio finire questa volta davvero, e me lo impongo anche se forse il mio cuore vorrebbe continuare. E io prego con tutto il mio cuore che ogni persona che sia qui, compresa me in primis, possa dare davvero importanza a raggiungere una pace in mezzo alle tempeste, un equilibrio in mezzo a passioni o pensieri esplosivi che potrebbero travolgerci. Che Dio dia la grazia ad ognuno di noi di poter allineare la nostra mente, il nostro cuore e la nostra bocca. Che ne dite se preghiamo assieme? Già tante cose da dire e tanti discorsi preparati, ma il mio cuore mi silenzia e dice: senti la presenza di Dio che c'è qui, senti la sua grazia, c'è una meravigliosa atmosfera del Padre in quest'oggi. Ma non la puoi sentire se tu non apri anche il tuo cuore. Forse la parola oggi ha parlato alla tua mente, ma se non apri il tuo cuore non avrà mai quello che Lui ha destinato per te. Cioè, prenditi un attimo nella sua presenza, alza le tue mani. Abbiamo alimentato la nostra mente anche con la parola, ma vogliamo prendere un tempo nella sua presenza. Grazie Spirito Santo, grazie. Ti adoriamo Re, ti adoriamo Gesù. Grazie Gesù. We worship you Jesus. Alza le tue mani, alza la tua voce. La sua presenza è qui. Dio dice: oggi voglio riportare quell'ascolto del tuo cuore alla mia voce. Voglio ricollegare oggi tutto quello che era stato interrotto. Ogni dialogo, io oggi voglio riportarlo dentro di te. Vedo proprio la mano dello Spirito Santo che sta entrando in profondità in molti cuori e portando ordine, equilibrio in questa sera per tutti coloro che lo desiderano. Alza le tue mani e dillo: Signore, riconosco che ho bisogno
che tu apri un'altra volta il mio cuore. Perdonami, Signore, per aver dato solo spazio alla mente e non aver cercato la tua presenza, oh mio cuore. Oppure, Signore, perdonami per aver preso tutto troppo emotivo e non aver voluto cercarti come tutti meritano. Oggi alza le tue mani, apri la tua bocca e lascia che il tuo cuore esprima al Re dei Re un desiderio, un cantico. Io ti desidero, Padre.